Benvenuti sul canale Le News che vuoi tu. Oggi parliamo della puntata di ieri di Temptation Island che finalmente è finita. Stasera ci sarà lo speciale in cui si vedranno le coppie, in realtà una volta finito il programma, che fine hanno fatto, se davvero si sono lasciate come nel programma, perché alla fine solo una coppia è rimasta insieme, anche se lei aveva dei dubbi. Sto parlando di Cristina e David, i due di Uomini e Donne Tronover. Allora, ieri sera, infatti, si sono lasciate anche le ultime tre coppie che erano rimaste in gara, in gioco. Partiamo da Ilaria e Massimo. Il falò è ripreso da come era finito la scorsa puntata. I due quindi hanno visionato anche il filmato di Ilaria, oltre quello di Massimo che era già stato visionato nella scorsa puntata, e alla fine, dopo vari battibecchi, Massimo ha detto che lui, con questa esperienza di Temptation Island, ha scoperto che davvero ama Ilaria ed è pronto ad uscire con lei. Infatti, alla domanda di Filippo se volevo uscire da solo con Ilaria, lui ha risposto con Ilaria. Quando è arrivato il turno di Ilaria, però, lei ha detto che non se la sentiva di mentire e che proprio non ce la faceva a fidarsi di lui né di nessun altro uomo in quel preciso istante, in quel contesto. E quindi, alla domanda di Filippo, lei ha scelto di uscire da sola, nonostante Massimo le abbia ripetuto più volte di guardarlo negli occhi, che avrebbero cominciato tutto da capo. Per le altre due coppie, Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio, in entrambi i casi i fidanzati hanno deciso di uscire da soli dal programma dopo tutto quello che avevano combinato le fidanzate con gli altri due tentatori. E sia Nicola che Vittorio hanno promesso alle loro tentatrici di vedersi fuori, ovviamente, dal programma una volta usciti. Aspettiamo di vedere stasera, in realtà, cosa sia successo dopo il programma fra tutte le coppie di Temptation Island. Intanto fatemi sapere voi cosa ne pensate giù nei commenti.